Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi sono in ritardissimo. Perfetto. Ciao Valentina, ciao cara, un abbraccio. Io nel mentre che voi vedete le mie super mani, ok, stavo controllando di avere tutte le cose che mi potevano servire. Che cosa vi voglio far vedere oggi? Tada! Nuovo stampo in silicone. Aiuto alimentare. Ricordo, i nostri stampi in silicone alimentare sono creati con silicone alimentare prodotto e certificato in Italia. Allora, io sto utilizzando adesso, come avete potuto vedere, la Extreme Mod, che è la pasta da modeling per mani molto calde. Perché? Perché questo è uno stampo molto grosso. Io in questo momento non ho. Ciao Rosa, ciao Marianna! Non ho il tempo di tenerlo in frigorifero per qualche minuto e quindi ho bisogno di una pasta bella, bella soda, ok? E soprattutto adesso che è inverno, la Extreme si presta tantissimo a questa cosa. Un po' di. È fondamentale, ragazzi, mi raccomando, un po' di CMC, alla faccia dell'un po' di CMC, cioè ne ho presa un quintale e mezzo. Quindi infiliamo la pasta di zucchero e dobbiamo andarla a schiacciare più che possiamo, ok? Dopodiché, semmai restringete un pochino il mold. Dopodiché, stando attenti a metterlo dritto, io ho infilato una pallina di polistirolo al solito all'interno di uno stuzzicadente. Qua c'è troppa pasta, quindi scavate un pochino e andate ad inserire la pallina che non vorrei fosse un pochino troppo grossa, ma ce ne facciamo una ragione. Dopodiché, come sempre, la chiudiamo. Ok. Adesso, ripeto, questo è uno stampo che andrebbe tenuto un pochino in frigorifero, ok? Perché è molto grande. Ora io il tempo non lo ho di tenerlo in frigorifero, quindi dobbiamo andarlo ad estrarre, ok? Qua non ho messo bene la maizena, ma non è un problema. Avrete già visto di che cosa si sta parlando. Ok, vi ho creato un bel teschio che poi andiamo a rifinire in questo modo. Mi raccomando, avete capito perché l'ho tagliato qua? L'ho tagliato perché c'è dovevo ricreare proprio il teschio. Qui abbiamo troppa pasta di zucchero e quindi in maniera il più indolore possibile, così andiamo ad eliminarla. Ma se non è Halloween, che cosa me ne faccio di un mold teschio? Io questa mattina me ne ero preparata un'altra in modo da lasciare vi chiedo scusa, in modo da lasciare la pasta asciugare ben bene, ok? Dopodiché io mi prendo della pasta color carne, la stendiamo in questo modo, aiuto, ok? Perfetto. Ci creiamo un taglio, forse l'ho fatto un pochino troppo basso, ok? Posizioniamo il taglio all'altezza della bocca, così, e andiamo a rivestire il nostro teschio. Indovinate un po' per fare cosa? Per fare un viso. Quindi praticamente il senso qual è? Che questo mold, se volete, lo potete utilizzare anche come base per crearvi un viso, ok? E oggi vediamo insieme come. Ovviamente potete eventualmente usare un pelino di acqua, se la pasta di zucchero tende a non
asciugare benissimo. Ok, ci aiutiamo, aspettate che lo sto cercando, con un pennellino da pittura, come vi dico sempre, possibilmente pulito, ok? Non come i miei che sono sempre conci, ok? Perché sennò macchiate tutto. E cominciamo a... Poi andiamo a crearci le orbite oculari, 1 e 2. Ok. A questo punto voi avete una base da cui poter partire per creare un viso. Ok. Perché vi ho detto che il teschio io me lo ero preparato stamattina? Perché ovviamente se la pasta di zucchero sotto è molto morbida, non riusciamo ad andarci a lavorare, ok? Perché lavorandolo lo andiamo a deformare. Quindi, cosa facciamo? Ci cominciamo a creare il naso. Eccolo qua. Cominciamo a creare il naso in questo modo. Ora io ve lo faccio veloce perché sennò diventa una diretta da 3 ore e rimane e diventa un po' complicato, ok? Ma ve lo volevo far vedere, quindi lo avviamo al massimo, lo finiamo poi domani, ok? 3. Questo poi uno, ragazzi, non vi leggo, poi a tutte le domande provvedo a rispondere successivamente, ok? Anche perché ora veramente voglio velocizzare un po' la cosa, se no si protrae poi troppo per le lunghe. La cosa positiva, diciamo così, di avere un mold teschio è che ovviamente se stiamo parlando di visi realistici o caricatura, se non siete proprio ferrate con le proporzioni, questo chiaramente vi aiuta a non andare troppo fuori strada, ok? Ci prendiamo un po' di pasta di zucchero, l'andiamo a mettere qua e andiamo a creare il labbro superiore. Così e così. Ok. Facciamo aderire bene la pasta di zucchero, mi raccomando, e diamo forma. Scusate, ero un po' troppo in basso. Ora io non mi sto a concentrare sul elimino le giunture, ok, mi raccomando. Sto solo facendovi vedere come dal teschio noi possiamo arrivare ad ottenere un viso, ok? Aspettate che ve lo avvicino, vedete abbiamo già creato il labbro inferiore. Allo stesso modo prendiamo della pasta di zucchero, ci creiamo. Ciao Andrea, ciao Ro, buon pomeriggio anche a voi. Andiamo ad attaccarla sotto e come abbiamo fatto per la parte superiore, andiamo a... Ok. A farla aderire bene. A questo punto ci creiamo bene qua sotto il mento. Mi raccomando, non perdetevelo, che è stato uno sbattone farvelo sul teschio che non avete idea. E andiamo a formare
Ora io non mi sto rifacendo a un viso in particolare, ok? Vi sto semplicemente facendo un viso generico, giusto per farvi vedere. Guardate già com'è venuta solo la bocca, ok? Semplicemente facendo così. E questo è quanto. In questo momento mi sta venendo un mento da uomo. Basta andare a rifinire un pochino per ottenere una cosa un pochino più femminile.